La prima tornata è per conoscere l'esito dei primi tempi. A Torino Juventus 1, Cagliari 0. Al posto di Carpenetti è andato Gennari. Scusa Mary, ha pareggiato il Cagliari con Gori al terzo della ripresa. 1-1 tra Juventus e Cagliari, a te Mary. A Torino si gioca il terzo minuto della ripresa, la situazione è mutata rispetto al nostro precedente collegamento, come abbiamo già segnalato nel flash precedente. Gori ha pareggiato per il Cagliari al secondo minuto del secondo tempo, il gol capolavoro ottenuto da Anastasia al 24esimo della prima frazione di gioco. Gli spalti sono un tripudio di vessilli bianconeri, la solidarietà del pubblico con la Juve Baby merita di essere sottolineata, ci pare. Sole e primaverile, 60.000 presenze, direzione affidata a Sbardella. La Juve, che con un atto di coraggio ha rinunciato ad Haller, gioca con Salvatore Libero, Morini stopper su Gori, Cucureddu, Marchetti e Capello a centrocampo, sussidiati dagli inserimenti di Furino resi agevoli nel primo tempo dalla posizione del proprio avversario diretto, Poli, che ha fatto il mediano con il numero 11 di Riva sulle spalle. Ora Poli è stato sostituito dal numero 13 rossoblu, De Petri, che è entrato in campo appunto in apertura di ripresa. Le punte di picchi sono Novellini, Anastasi e Bettega, controllati rispettivamente da Mancini, Nicolai e Martiradonna, alle spalle dei quali Libero e Tomasini. Cera è a metà campo con De Petri, Greatti e Nenè, mentre le punte sono Gori e Domenghini. A dispetto del centrocampo così folto, il Cagliari, soprattutto nella tre quarti e sino ai 16 metri, non chiude mai sul fronte sinistro del proprio schieramento e nella zona nascono puntualmente le migliori iniziative della Juventus, che infatti vi ha preparato il suo gol. La circostanza è probabilmente dovuta ad un equivoco tattico legato alla falsa posizione osservata da Poli, ora tornato in panchina. Gran merito della Juve comunque quello di aver saputo giovarsi pienamente di tale situazione grazie ad un gioco arrembante ma anche confortato da sufficiente lucidità. Il gol di Anastasi è sopraggiunto al 24esimo sulla tre quarti, rimessa laterale di Marchetti per Novellini, che trovava spazio per un cross calibratissimo sul quale Anastasi si avventava in acrobazia girando al volo di destro alle spalle di Albertosi. Gol spettacolare e nella miglior chiave dello stile del centravanti bianconero. Il Cagliari invece ha pareggiato, ripetiamo, al secondo minuto della ripresa con Gori, che approfittando anche di un'incertezza del reparto difensivo bianconero, da distanza ravvicinata ha potuto battere di destro Tancredi con un tiro basso che si è insaccato nell'angolo alla destra del portiere bianconero. Siamo ora al quarto, 1-1 tra Juventus e Cagliari, a tre minuti alla conclusione qui a Torino. È il Cagliari che attacca in contropiede con Mancini, che si è improvvisato alla sinistra prima di passare a Gori. Tiro conclusivo del centravanti piuttosto stento, che rimbalza due o tre volte prima di raggiungere le braccia protese di Tancredi. La rimessa con le braccia del portiere bianconero ha raggiunto Cucureddu, che ha sollecitamente messo in movimento Capello da questi verso Salvatore, che sta avanzando. Abbastanza buona la partita del libero juventino in questa occasione, sempre sollecita a inserirsi all'attacco in appoggio alle proprie punte. Scambio di Salvatore con Landini, da questi ancora Salvatore al limite dell'area cagliaritana, controlla con il destro Salvatore, dà ancora sulla sinistra dove si è smarcato Spinosi, cross del terzino, salta di testa la difesa cagliaritana e libera con Martiradonna, raccoglie Marchetti, tiro a rete ben calibrato, raso terra ma indirizzato piuttosto male, termina al lato della porta difesa da Albertosi, che raccoglie con tutta calma. Naturalmente è interesse del Cagliari cercare di non sollecitare troppo il ritmo della partita, il cui esito per il momento gli è favorevole, sta pareggiando infatti fuori casa. Ha indirizzato Albertosi sulla sinistra della propria area dove si è smarcato frattanto Mancina, avanza il terzino sinistro, scambia con De Petri, subentrato vi ricordiamo all'inizio della ripresa a Poli, avanza De Petri, poi di sinistro mette in movimento sulla destra Greatti, raccoglie Greatti accanto a Sindenè ma lo ignora per reindirizzare molto profondo sulla destra per Gori. Gori viene contrastato efficacemente da un intervento di Morini, raccoglie Spinosi occasionalmente alla sinistra, indirizza ancora lungo la fascia laterale sinistra del campo dove si è smarcato Landini, raccoglie l'ex romanista, scambia con Anastasi, il passaggio di ritorno verso Landini è goffamente sbagliato, a buon gioco la difesa cagliaritana che può liberare prima con Cera e poi con Greatti, scambio di quest'ultimo con Nenè, di questi ancora con Cera, il passaggio di ritorno del capitano cagliaritano è troppo profondo, a buon gioco Salvatore alle spalle di tutti che raccoglie, poi evita l'intervento di Nenè passando a Marchetti, avanza quest'ultimo, indirizza verso Capello, siamo sulla linea centrale del campo, superata in questo istante in controllo da Capello che avanza e indirizza per Landini, preceduto da De Petri, il cui rinvio sta per avviarsi verso il fallo laterale quando viene raggiunto da Marchetti, che evita la uscita della palla, la controlla e la indirizza ancora per Capello, profondo lo spiovente di quest'ultimo, troppo anzi per il proprio compagno di squadra Bettega, che viene preceduto di giustezza dall'intervento di Albertosi, con le braccia quest'ultimo fuori dell'area verso Cera, avanza Cera, poi indirizza per Nenè, supera la linea centrale del campo, lungo traversone sulla sinistra dove attende Domenghini, stop con il petto dell'ala azzurra. Scambio di questi con Gori, dimmi. Scusa Ciotti, a Brescia la partita si è conclusa con la vittoria del Brescia sul Novara per 2-0.
D'accordo, il tiro di Domenghini a conclusione dell'azione che stavamo descrivendovi prima dell'intervento del collega è terminato ampiamente al lato dei pali difesi da Tancredi. Tancredi ancora in attesa. Scusa Ciotti, pronto, scusa Ciotti. Sì. Qui è Vicenza, la partita si è conclusa in questo momento con questo risultato finale. Napoli batte Vicenza 1-0, a te Ciotti. E io mi collego subito da Firenze per dirti che anche a Firenze è terminata la partita, 5-2 in favore del Milan, a te Ciotti. A Torino mancano 30 secondi alla conclusione, la Juventus sta ancora attaccando nel disperato tentativo di riportarsi in vantaggio e Morini, che è avanzato, ha indirizzato sulla sinistra per Landini, dribbling a rientrare di quest'ultimo, non indovina il corridoio giusto, a buon gioco De Petri che indirizza verso Tomasini, scambio di questi molto buono con Negori arretrato nel frattempo, Tomasini si improvvisa alla destra, cerca di rattenere la palla dall'intervento di un difensore esattamente Spinosi, c'è uno scontro piuttosto violento tra i due ma senza cattiveria reciproca, l'azione frattanto prosegue, Sbardella ha accordato infatti la regola del vantaggio, la Juventus ha ancora il controllo della palla con Capello, indirizzato lo spiovente per Anastasi, situazione assai pericolosa, Anastasi solo davanti alla porta sgordita, gol! Gol di Anastasi, equivoco colossale tra Albertosi e il libero Tomasini, Anastasi si è inserito con la sua consueta prontezza e ha beffato i due controllando con il petto, presentandosi solo davanti alla porta sguarnita e indirizzando a rete, 2-1 per la Juventus mentre mancano 15 secondi al termine. Ormai il risultato è irrecuperabile per il Cagliari, vi possiamo lasciare immaginare il delirio che c'è sugli spalti, è tutto un tripudio di vessilli bianconeri che sono sventolati per festeggiare il secondo gol personale di Anastasi, che è anche il secondo della Juventus in questa giornata, che restituisce la squadra bianconera ad una prolificità offensiva che nei primi turni di campionato era in effetti venuta a mancare. Anastasi prima con una prodezza personale al 24esimo girando acrobaticamente al volo un cross di Novellini ed ora approfittando di un vistoso equivoco tra Tomasini ed Albertosi ha ottenuto le due reti che consentono alla Juventus a pochi secondi dal termine di condurre il proprio incontro con il Cagliari per 2-1. La palla ancora deve essere messa al centro, viene centrata in questo momento da Domenghini per Gori che indirizza dietro verso Mancin. Mancini indirizza lungo di sinistra sulla destra dove si è smarcato De Petri, indietro verso Tomasini, ha accanto a sé Martiradonna verso il quale appoggia la palla, Martiradonna avanza, cerca lo scambio ancora con Tomasini, ma ecco il fischio finale di Sbardella, la Juventus ha battuto il Cagliari per 2-1, questa è la successione delle reti, al 24esimo del primo tempo Anastasi, al secondo minuto della ripresa Gori per il Cagliari, al 45esimo del secondo tempo ancora Anastasi. La partita è stata piuttosto piacevole, confortata per lunghi tratti da un gioco snello e illuminato, se non altro da molte buone intenzioni, anche se a volte il nervosismo di qualche protagonista ha compromesso la compiutezza della manovra. Forse la Juventus, che nel primo tempo ha fatto registrare una superiorità tattica e tecnica di chiaro rilievo, non ha tratto dalla circostanza con il solo gol di Anastasi un premio adeguato al proprio impegno. Il pareggio quasi a freddo subito da Gori in apertura di ripresa l'ha un pochino disorientata, fermandone il bello slancio offensivo che l'aveva invece assistita nei primi 45 minuti. In particolare nella ripresa la squadra di Picchi ha forse concesso troppo spazio al contropiede cagliaritano. Comunque dopo il pareggio di Gori la Juventus ha ancora tentato generosamente il raddoppio e lo ha colto proprio al termine dei 90 regolamentari con un gol di Anastasi che vi abbiamo descritto in cronaca diretta. La rete di Anastasi nel primo tempo è comunque da antologia e con il proprio centravanti forse la Juventus in questa occasione ha ritrovato il miglior filone per restituirsi ad una prolificità offensiva adeguata alle proprie ambizioni. Il Cagliari ha giocato una partita generosa, molto alacre per quanto ha riguardato l'impegno, ma la carenza di punte davvero autorevoli si è fatta ancora una volta sentire. Vi ricordiamo ancora il risultato finale qui a Torino. Juventus batte Cagliari 2-1, questa è la successione delle reti, nel primo tempo al 24esimo Anastasi, nella ripresa al secondo minuto Gori e ancora Anastasi al 45esimo. 2-1 quindi la Juventus ha battuto il Cagliari qui a Torino, la nostra radiocronica diretta dallo Stadio Comunale di Torino è terminata, a voi studio.